Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo video iniziamo subito ovviamente andando a dormire. E Rotomdax dice che bisogna andare al market di Auroli. Ok, andiamo al market di Auroli. Ecco fatto. Il professor Kukui attualmente non sembra esserci, quindi semplicemente andiamo al market e vediamo un po' cosa c'è da fare. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di robina interessante. Quindi siamo andati sul monte Aku, non mi ricordo di preciso il nome, però siamo arrivati qui ora. Abbiamo sfidato di nuovo Lidia, bla 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 bla. Allora, stavolta dobbiamo salvare una ragazza, vediamo un po'. Ancora tu. Questa ragazza. I Pokémon di questa ragazza sono nostri. Beh, bello, interessante. Allora, Salandit contro Poipole. Cambio Pokémon, va. Ma andiamo. Solgaleo contro Salandit. Veneno Shock infatti non ha effetto su di noi, ti sta bene. E andiamo poi di Zen Headbutt, super efficace. Bene, poi mandano in campo Yongus, sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo Incineroar. Con acrobazia. Perfetto, poi Zubat. Lasciamo Incineroar in campo, tanto Zubat non dà niente di esperienza, andiamo con Firefang. È più veloce di noi? Oh, complimenti. Comunque Firefang non toglie niente, ragazzi, questo è un problema. Questo è un problemone. Firefang non può togliere così poco, è vero che brucia sempre, però toglie pochissimo. Ok, Garbodor, ricambiamo Pokémon e contro Garbodor mandiamo Solgaleo. Bene, usiamo Earthquake. Dai, non è morto, peccato. Veneno Shock non ha effetto su di noi. Andiamo poi di Iron Head. Perfetto. No, 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 dai, andatevene ora. Bravi. E abbiamo salvato questa ragazza che è Mina. Grazie per il tuo aiuto. Vuoi un po' di arte? Want to make some art? Or you are more interested in the strange Pokémon near the school? Sei più interessato a quello strano Pokémon vicino alla scuola? Attenzione, ci dice che c'è uno strano Pokémon vicino alla scuola. Quindi bisogna andare assolutamente a vedere di cosa si tratta. Ecco qua. Questo tipo, tra l'altro, c'era sempre stato. Ah no, ok, è uno nuovo infatti, è bello vedere qualcuno che si batte contro quegli infami del Team Skull. Ti meriti questo. Ferium Z, perfetto. Ed ora, dato che c'è detto che c'è un Pokémon strano, possiamo fare 2 più 2 e capire che è un'ultra creatura vicino alla scuola. Quindi andiamo a prenderla. Andiamo a catturare l'ultra creatura. Vediamo un po' quale è. Eccola di sopra. Ok, è staccata allora. Sì, è staccacata. Questo so che non si chiama staccacata, ma staccataca. Però è talmente brutto questo Pokémon che staccacata è perfetto per lui. E sì, vai, automatizzati, tanto cioè, si è paralizzato. È comunque più veloce di noi. Complimenti. Allora, Nuzzle. Con un solo Automatize è diventato più veloce di noi. Sto ciminiera ambulante. Allora, Beast Ball. Attenzione, cattura critica addirittura. Beccato subito. E abbiamo preso anche sta cacata. Tipo roccia metallo, anzi roccia acciaio, scusatemi. Ecco fatto, preso. Ok, quello non ha portato via molto tempo, quindi torniamo a casa. Esattamente. Andiamo a casa. E vediamo se c'è un'altra cosa, un'altra altra roba da fare oppure possiamo andare a letto. Quindi l'hai trovato? Eh sì, possiamo andare a letto. Ok, Kukui non sta molto bene, o sbaglio? Oh, è già mattina. Mi spiace, sono così stanco. Perché non vai a scuola senza di me? Strano che Kukui stia male, eh? Quindi andiamo a scuola, vediamo un po' cosa sta succedendo.
Eccoci qui. Ok, i ragazzi ci sono tutti invece. Everyone else noticed that the adults are super tired, right? Anche qualcun altro ha notato che gli adulti sono super stanchi, vero? Speravo che solo i miei genitori fossero così. Dobbiamo trovare un modo per curarli. Sì, ma quale? Mia madre mi ha chiamato prima, mi ha chiamato precedentemente oggi e mi ha detto che deve. Mi ha detto cosa bisogna fare essenzialmente, ok? Giustamente è Lilia che sta parlando, quindi sua madre è Samina, colei che sa tutte queste cose. Dobbiamo andare in una missione da Ultra Guardiani all'altare solare. Ok, quindi andiamo alla barca, perfetto. Dobbiamo quindi andare all'altare solare. Ci eravamo già stati all'altare solare, vi ricordate dove abbiamo preso solo Galeo? Quindi dobbiamo andare alla barca, dobbiamo andare al canyon di Pony. Eccoci qui. Andiamo giù alla barca. E vediamo un po' cosa sta succedendo. Evidentemente sta accadendo qualcosa lì. Allora, Pony. E ci sono c'è il Team Rocket, guarda caso, eh. Guarda caso. Allora, mettiamo davanti il nostro Rowlet. Poi Paul come secondo. E vediamo un po' cosa hanno questi Team Rocket. Solgaleo e Lunara saranno nostri. Attenzione, beh, dato che Solgaleo è con noi, molto probabilmente ci sarà Lunara ora. Ok, schermo ricontro Rowlet. Non è una bella cosa. Cambiamo subito, ma andiamo insieme a Roar. Automatize, va bene, diventa molto più veloce. Andiamo poi di Firefang. Sbruciacchiamolo. Perfetto. Livello 39 per il nostro Rowlet, livello 40 per Incineroar. Tocca a Venomoth ora. Contro Venomoth mando volentieri Rowlet. Anche se potrebbe comunque attaccarlo con degli attacchi di tipo coleottero e fargli abbastanza male, o degli attacchi di tipo veleno, peggio ancora. Andiamo di Brave Bird, che questo è un attacco di tipo coleottero, mi ha fatto parecchio male. Prendiamo il contraccolpo e moriamo malissimo, quindi cambiamo Pokémon e mandiamo Poipole. Questo non ci fa nulla, perfetto, e andiamo poi di Sludge Wave. Perfetto, poi è a livello 39. E anche Rowlet è salito di livello. Curiamoli un secondo, velocemente, super pozione. Su Rowlet e su Poipole. Perfetto, andiamo avanti. Allora, ci sono altre reclute del Team Rocket. È vero che qui si incontrano dei Pokémon. Conviene mettersi un bel repellente. Bag. Repellente. E qui abbiamo altre reclute del Team Rocket. Impossibili da evitare, bisogna per forza combatterli. Bene così. Susie, che va nel campo Zubat. Ok. Andiamo di un altro Pokémon. Andiamo di Solgaleo. E poi andiamo di Zen Headbutt. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Susie che aveva un temibile Zubat. Andiamo per sfidare anche questa terza recluta. Megan, che va nel campo Tauros. Interessante. Come Pokémon del Team Rocket. Cambia un Pokémon anche qui e mandiamo. Direi Incineroar. Tra l'altro di livelli belli alti, come vedete siamo praticamente a livelli uguali. Godo, ho provato a fare Zen Headbutt e non ha effetto su di noi. Andiamo poi di Breccia, super efficace su Tauros, ancora Breccia. Perfetto. Rowlet a livello 40, addirittura. Poi Doduo, tipo normale volante. Mandiamo Licharrock.
Ecco qua, Doduo, e li usiamo contro una bella rocciotomba. Livello 41 per l'Ikarok, ottimo. Rowlet non si può evolvere. Proseguiamo. Vediamo un po'. Abbiamo un'altra due reclute qui. Che ci sfidano in maniera telepatica, come vedete. Gozu. Rimane in campo Aggron. Wow. Complimenti. A Mega Aggron. Cacchio. Ok, cambia un Pokémon un secondo. Allora, conviene mandare Incineroar, credo. Anche se non so se resista ad un attacco di Mega Aggron. Iron Tail, fortunatamente ha mancato. Andiamo poi di Fire Fang. Bruciamolo. Così gli diminuiamo pure l'attacco di un bel po'. Ecco fatto, e poi io andrei di Brick Break. Oh, bello resistente sto coso, eh. Un tank assurdo. Allora, curiamoci un secondo. Iperpozione. Sono Incineroar. Ecco fatto. E poi andiamo ancora di breccia. Livello 41 per Incineroar, ottimo, abbiamo sconfitto Gozu. Ora, andiamoci una curatina ai Pokémon, che abbiamo visto che qui ci sono dei Pokémon parecchio tosti. Quindi super pozione, super pozione, super pozione. E una pozioncina qui. Perfetto. E mettiamo avanti questa volta Solgaleo. Non so che Pokémon possa avere quella, però sicuramente meglio di Rowlet. Matori, che manda in campo Meo. Ok, andiamo di Zenedbat. Ah no, aspetta, questo è tipo buio, vero? Infatti non ha effetto. Appunto, Iron Head. Dai, però di pochissimo non è morto. Palle. Questo Meo sta combattendo a graffio e finta contro Solgaleo. Aveva solo questo Meo lei. Boh, un po' sbilanciata la faccenda. Ok, abbiamo i nostri compagni ancora tutti dietro le rocce. Lì abbiamo Iridio, qui abbiamo un Lunalium Z. Questo ci fa capire che appunto andremo a ottenere un Lunala. Ce l'hai fatta. Sono il nuovo membro degli Ultra Guardiani. Mi sono unito sotto insistenza di mia madre. Sembra che questo Lunala stia causando dei problemi in Alola. Proviamo a farlo ragionare. Ok, lo faremo ragionare catturandolo. Allora, mettiamo davanti Pikachu. Salviamo. E andiamo a prenderci questo Lunala. Molto bello Lunala. I due leggendari di settima gen sono parecchio belli. I due leggendari principali, gli altri, meh. Allora, Nuzzle. E si paralizza. Poi, Thunder Punch. E si fa male. Poi Nuzzle. Ottimo. E di nuovo Nuzzle. Non dovrebbe morire, appunto. Ed ora si inizia a provare a catturarlo. Allora, andiamo con le Level Ball, perché non è né particolarmente veloce né particolarmente pesante come Pokémon. Quindi per adesso andiamo con le Level Ball. Appena i turni si fanno un po' più numerosi, andiamo di Timer Wall, ma come vedete non è necessario perché l'abbiamo preso al primo colpo. Ole. Moon Pokémon. Perfetto. Sembra che abbia funzionato, ma non ha risolto il problema. Vediamo se può aiutarci ora. Ok. Devo parlare con Lunala, vero? Vorresti andare nell'ultraspazio? Va, nell'ultravarco, sì, quello che è. E infatti qui ci sono un sacco di Poipole e c'è anche Iridio. Ce la puoi fare. Abbiamo Solgaleo e quello dovrebbe essere Necrozma, giusto? Andiamo a salvare e andiamo ad affrontare anche Necrozma. Eccolo qui tutto incazzato. Livello 45 tra l'altro.
Iniziamo paralizzandolo, che fa sempre bene. Psycho Cut fa parecchio male. Andiamo poi di Thunder Punch. Oh, incazzatissimo, eh? Nuzzle. E ancora Nuzzle. Perfetto. Gli abbiamo fatto seguire la stessa parabola di Lunala. Ora, Iperpozione su Pikachu. Ecco, bravo, rimani paralizzato. E iniziamo a tirare Level Ball anche a Necrozma. Anzi, contro lui le Heavy Ball dovrebbero funzionare perché è pesante come Pokémon. Quindi andiamo con le Heavy Ball. Vabbè, raga, 2 su 2 al primo colpo in questo episodio, cioè meglio di così davvero non potevamo fare, eh? Certo, al primo colpo Vita Rossa paralizzati, lo ripeto. It looks somehow pained as it rages around in search of light, which serves as its energy. It's apparently from another world, infatti. Ma in giro cercando energia che gli serve come fonte, cercando luce che gli serve come fonte di energia. Sto ricevendo delle notizie dagli altri e sembra che tutto stia tornando alla normalità. Sembra che, insomma, aver combattuto con questo Pokémon abbia funzionato. Ok, bene. A questo punto possiamo tornare indietro, sì. E dobbiamo rifarci la strada a tornare indietro? Mi sa proprio di sì. A questo punto abbiamo quindi risolto la situazione, abbiamo catturato anche Necrozma e Lunala. Sì, mettimi comunque il repellente. Ecco qua. Così torniamo indietro senza problemi di Pokémon selvatici, anche se per poco. Torniamo da Wally. E andiamo a fare un salto al centro Pokémon. Ecco qua. Perfetto, dove possiamo poi organizzare meglio i nostri nuovi tre Pokémon che abbiamo preso questa volta. Abbiamo Stacacata che è 805, quindi sei esattamente qui. Poi Lunala che è il numero 792, quindi esattamente invece qui in teoria. Allora ho sbagliato a mettere Cosmog. Mi sa che ho sbagliato a mettere Cosmog, 89. No, giusto. È giusto. 91, 90 e 89. A questo punto tu sei il 800. Quindi sei 804, 3, 2, 1, 0. Ecco qua. Ok, piano piano anche questo box si sta riempiendo. Molto probabilmente uno dei prossimi a riempirsi sarà uno dei Tapu, è da un po' che non ne catturiamo uno. Vedete? Livello 25, livello 35, mi sa che il prossimo sarà livello 45 o 40. Però, piano piano, comunque stiamo riuscendo a catturare tutti. A questo punto torniamo dal professore, vediamo se sta bene. Eccoci qui. Ok, salve. Oh, mi sento molto meglio. Che giornata lunga, cugino? Assolutamente. Però a questo punto io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.